Buongiorno ragazzi. Allora, oggi voglio presentarvi, spero anche abbastanza velocemente, la novità dell'esame di Stato, cioè il curriculum dello studente di cui avete già sentito parlare, anche perché vi siete già abilitati per poterlo compilare. Che cos'è il curriculum dello studente? Vi leggo quello che dice il Ministero su questo documento. Il curriculum è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni dello studente relative sia al profilo scolastico, sia alle certificazioni conseguite e alle altre attività extrascolastiche svolte dallo studente nel corso degli anni. Cioè andiamo al concreto. Il curriculum presenta il vostro percorso scolastico, quindi 5 anni di liceo scientifico o di liceo linguistico, e tutte le attività extracurricolari che sono state proposte dalla scuola e che voi avete frequentato. Facciamo l'esempio, il teatro, oppure la musica, oppure il corso primo soccorso, anche se quello fa parte del PCTO, alcune altre attività sportive, per esempio. Poi, appunto, tutto il percorso di alternanza scuola-lavoro del PCTO e le certificazioni linguistiche, le certificazioni informatiche e tutte quelle attività che voi avete presentato nel corso del triennio e che hanno contribuito a formare quello che si chiama credito scolastico che è formato dalla media dei voti delle discipline e dal cosiddetto credito formativo, cioè tutte quelle attività non proposte dalla scuola, ma che in qualche modo sono state riconosciute, tipo l'attività sportiva, alcune attività di conservatorio, la musica, eccetera. E questo curriculum appunto presenta tutte queste informazioni molto utili perché la commissione in questo modo ha veramente una fotografia del vostro percorso educativo e percorso formativo. Alcune parti le trovate già inserite all'interno perché il Ministero, praticamente avendole già di suo, per esempio il curriculum scolastico, le inserisce automaticamente. Altre parti, come le certificazioni linguistiche, le certificazioni informatiche, sono inserite dalla scuola. Altre parti sono da inserire a vostro carico, dovete inserirle voi, in base alla documentazione che in realtà noi come scuola vi diamo. Siamo concreti. E a ciascuno di voi vi verrà dato quell'elenco delle attività extrascolastiche che voi nel triennio avete presentato e che poi appunto hanno formato il cosiddetto credito formativo per darvi poi il credito scolastico. Quindi vi verrà dato quel documento in cui vi dice voi avete fatto tutte queste attività e queste le mettete all'interno del curriculum. Vi verrà dato anche poi il report finale dell'alternanza scuola-lavoro e questo report poi voi lo andrete ad inserire dentro. Ci sarà anche la possibilità di inserire delle attività che non sono parte dell'alternanza scuola-lavoro, ma non sono parte nemmeno di quello che si chiama credito formativo. In questo caso, se sono delle attività diverse, delle attività nuove, delle attività, chiamiamole così, inedite, il consiglio che io vi do è quello di chiedere al vostro coordinatore, magari attraverso una mail, se quell'attività può essere contemplabile all'interno del curriculum oppure no. E il coordinatore vi dice sì, inseriscila dentro oppure no, questa non è accettabile, non è riconosciuta. A cosa serve il curriculum? Il curriculum serve alla commissione anche, non solo per vedere chi siete, vedere che percorso avete fatto, ma potrebbe essere utilizzato anche per avviare la terza parte dell'esame di Stato, cioè quella parte in cui attraverso uno spunto, una foto, una cartina geografica, una frase, un disegno, un monumento, eccetera, attraverso questo stimolo lo studente costruisce un percorso sulle discipline che non sono né la matematica, la fisica o l'inglese e il tedesco come dell'elaborato, né l'italiano, ma sono tutte le altre materie che ci sono in inglese, storia, filosofia, informatica, latino, eccetera, eccetera. E potrebbe essere utilizzato perché dentro al curriculum ci sono delle informazioni che potrebbero in qualche modo stimolare la commissione d'esame. Entro quando bisogna fare questo documento, questo curriculum? Allora ci sono delle scadenze un po' particolari. E
voi dovete inserire all'interno il materiale che vi verrà consegnato probabilmente a metà di maggio entro il 5 giugno. Quindi avrete circa 3 settimane, ma vi assicuro, lo vedrete dopo nella seconda parte del video, che è veramente una questione di un'oretta, non di più. E appunto il coordinatore vi consegnerà il materiale più o meno attorno alla metà di maggio e voi un po' alla volta potrete inserire dentro questo materiale, perché tutti vi siete autenticati al portale del MIUR, tutti siete stati abilitati, quindi già da oggi voi potete entrare dentro e curiosare su quello che c'è e quello che non c'è e quello che dovete inserirci dentro. Ecco, adesso andiamo a vederlo proprio nel dettaglio, in modo tale che si veda anche quanto è semplice, non è nulla di complicato. Allora, eccolo qua, io adesso vi condivido il curriculum dello studente e vediamo anche di vederlo in modo diverso, mettiamo la dimensione della pagina. E vediamo. Eccolo. Allora, va bene, questa è la prima parte, questa è la prima pagina. Nella seconda pagina, se voi notate, c'è il piano di studi, quindi questa parte qua è la parte del liceo. E non vi preoccupate né dell'esame di idoneità né degli esami integrativi, vediamo se riesco anche un pochino ad allargarlo di più, perché ecco, né esame di idoneità né esami integrativi, perché questi fanno parte dei percorsi professionali. Qui invece vi sarà inserito il credito scolastico e il credito scolastico dei 3 anni raccolti. Anche in questo caso, ecco, questa è la parte invece che dovrete inserire voi. La parte vi verranno date la documentazione, il report, e in questo caso voi inserirete nell'anno scolastico ho fatto questo percorso di stage, dove l'ho fatto, quante ore ho fatto e se ho fatto eventualmente ore di aula. E questa è la prima cosa che dovrete inserire in base a quello che vi verrà consegnato dalla scuola. Ancora, non vi dovete preoccupare delle esperienze di apprendistato perché voi non avete fatto il professionale, mentre questa parte qui sarà inserita a carico della scuola, il colloquio, eccetera, eccetera. Vedete che qui ancora la struttura è secondo l'esame che prevede gli scritti e gli orali, poi verrà cambiata. Qui vi verrà automaticamente inserito il profilo. Per chi esce dal liceo scientifico, il profilo dello scientifico, per chi esce dal linguistico, il profilo del linguistico, ma questo noi viene inserito automaticamente. Se noi andiamo avanti, ecco qui. Questa parte qui, non vi preoccupate, viene inserito automaticamente. Ovviamente voi non avrete qualifiche professionali, non avrete nemmeno un ulteriore, perlomeno per adesso, diploma di istruzione, quindi qui non vi dovete assolutamente preoccupare. Ecco invece la parte che è più importante. Le altre informazioni, vedete, partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola. In base a come ve lo consegneremo, voi in questo modo vedrete, no, l'anno scolastico, mettere dell'anno scolastico, e ci sarà scritto che anno scolastico, che tipo di attività ed eventualmente le ore svolte. Se non ci sono le ore svolte, non mettete. Qualcuno è andato a fare l'alternanza scuola-lavoro all'estero, la mobilità studentesca, pochissimi, qui potrete inserirlo. Come se qualcuno ha vinto qualche concorso nazionale, e ricordiamoci che stiamo parlando organizzate dalla scuola, tipo le Olimpiadi d'Italiano, le Olimpiadi della Fisica, noi non abbiamo di queste eccellenze, quindi se non l'avete fatto non li seguite. Eventualmente qui si possono inserire delle altre attività in base a quello che avete fatto. Se scendo giù, ecco le certificazioni linguistiche e le certificazioni informatiche. Non vi preoccupate, sono inserite dalla scuola, e queste invece sono le attività extrascolastiche che voi avete già presentato a scuola o che in realtà potrebbero non essere state mai nominate. Qualcuno potrebbe avere fatto delle esperienze lavorative, ovviamente devono essere delle esperienze lavorative vere, quindi con un contratto lavorativo riconosciuto, eventuali attività culturali e artistiche, corsi linguistici particolari, corsi di danza, eccetera, eccetera, teatro, il conservatorio che voi vedete qui, se voi scendete giù, le attività sportive, le attività di volontariato,
altri tipi di attività, in questo caso vedete partecipazione a gare o concorsi che non sono stati organizzati dalla scuola, i risultati conseguiti. Ancora, può darsi che qualcuno abbia scritto qualche articolo, qualche libro e poi c'è sempre lo spazio per aggiungere altre cose. Come vedete, e siamo giunti alla fine del curriculum, non sono tantissime le cose che devono essere scritte. Adesso, nella seconda parte di questo video, vedremo molto concretamente, entrando nella piattaforma, vedremo come inserire dentro tutto quel materiale che è stato prodotto, che la scuola vi ha consegnato. Dovrebbe essere abbastanza semplice, non ci dovrebbero essere preoccupazioni. Eventualmente io sono qui in qualche modo, o attraverso il coordinatore o attraverso una mail, potete avere dei dubbi e potete chiedere e vi chiariamo tutti quanti i dubbi. Quindi adesso passiamo alla seconda parte del video.